tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Spero di arrivare alla fine di questo video senza avere il fiatone, perché purtroppo ho di nuovo il raffreddore dopo nemmeno 2 settimane che avevo già preso il raffreddore. E quindi eccoci qui. Faccio questo video perché reputo che possa essere interessante sia per chi ha già una Nintendo Switch e sia per chi probabilmente a Natale riceverà una Nintendo Switch. Solitamente quando si compra una console, a parte in alcuni casi, comunque non si hanno tanti giochi, proprio perché è la prima console, perché hanno già speso tanti soldi per la console e quindi non abbiamo o non avete tanti giochi da giocare all'inizio. Quindi oggi vedremo insieme ben 10 giochi totalmente gratuiti da scaricare solo con una connessione a internet e senza abbonamento. E penso che sia il momento più opportuno per mostrarvi la lista di questi giochi, perché magari non ci avete mai fatto caso e non ve ne siete mai accorti. Quindi vi chiedo intanto un mi piace e fatemi sapere sotto nei commenti se conoscete questi titoli che vi sto per consigliare. Prima di tutto vi mostro come fare delle ricerche mirate, soprattutto se avete un budget limitato, nel senso posso andare a cercare determinati giochi che hanno un costo. Voglio spendere 10 euro, allora vado a cercare i giochi che costano 10 euro. Voglio spendere 20 euro, la stessa cosa, non voglio spendere nulla, idem. Andiamo a vedere come fare questa ricerca. Ovviamente dobbiamo entrare nel Nintendo eShop, ragazzi, perché questo è lo store ufficiale da dove possiamo comprare tutti i servizi e tutti i giochi. Ovviamente cerco di spiegarvi nel dettaglio perché magari questo video verrà visto anche da chi riceve la console domani, perché manca un solo giorno a Natale, ragazzi, cioè ci siamo. Sembra ieri che è entrato dicembre, invece siamo già a Natale. A questo punto, ragazzi, andiamo in cerca. Come vedete, qui abbiamo delle voci che non utilizziamo mai, perché sinceramente non le utilizzo mai. Ma se vedete, possiamo selezionare prezzo. Cliccando sul prezzo ci appaiono delle liste con delle voci. Minimo 30 euro, da 10 a 30 euro, da 0,01, cioè ci sono giochi da un centesimo, a 10 euro. E poi ci sono i giochi gratuiti. Quindi se io ho un budget limitato posso cliccare su una di queste liste e andare a vedere i giochi che costano fino a un massimo di 10 euro. Ad esempio Dragon Ball, 10 euro secondo me è tanta roba, è un ottimo gioco, picchiaduro, comunque 10 euro se ci pensate non è tantissimo. Ovviamente io ho già fatto una lista dei giochi gratuiti e vi andrò a consigliare i 10 migliori da scaricare. Poi alla fine, se non vi piacciono, ragazzi, si possono anche disinstallare, perché tanto non avete pagato nulla, ma magari quel gioco vi piace e potete ovviare al discorso che non avete giochi momentaneamente su Nintendo Switch. Oppure vi piace semplicemente quel gioco e non lo pagate. Al 10° posto troviamo Sky Fili della Luce. In questo mondo potremo visitare l'incantevole mondo di Sky, un regno meravigliosamente animato in attesa di essere esplorato da te e i tuoi amici. In questa avventura potremo liberarci in volo ed esplorare ben 7 regni onirici per svelare i misteri, incontrare e socializzare con altri giocatori come te in tutto il mondo, incontrare nuovi personaggi e vivere nuove storie avvincenti. E non solo, potremo esprimerci liberamente con una graziosa selezione di personalizzazione e tante altre cose che verranno aggiunte nel corso di ogni nuova stagione. Questo gioco è incredibilmente rilassante. Se state cercando un'avventura tranquilla, sicuramente questo è il gioco che fa per voi. Al 9° posto troviamo Brawlhalla, un gioco di combattimento simile a Super Smash Bros. Che costa ben 70 euro. Si può giocare fino a un massimo di 8 giocatori, online o in locale. Esistono anche diverse modalità di gioco, come ad esempio tutti contro tutti, partite classificate, oppure la possibilità di creare una stanza privata per invitare i nostri amici. All'8° posto abbiamo Guardian Tales, un'avventura super carina dove dovremo salvare questo mondo messo in subbuglio a causa dell'attacco degli invasori. L'obiettivo sarà quello di salvare il guardiano leggendario. Dovremo risolvere rompicapi, creare strategie di combattimento, sfidare i boss nei sotterranei, addirittura partite PvP e partite classificate, raccogliere eroi e armi, creare una gilda con gli amici e addirittura personalizzare il castello fluttuante e tanto altro ancora, ragazzi. Al 7° posto troviamo Overwatch 2, uno sparatutto free to play che in realtà non ha bisogno di presentazioni. Eventualmente trovate un intero video dedicato a Overwatch sul canale, ve lo lascio in alto.
Al sesto posto troviamo Rocket League. Anche questo gioco non ha bisogno di presentazioni. Volete giocare a calcio, ma volete farlo in uno stile totalmente diverso, con delle macchinine? Beh, questo è il gioco che fa per voi. Al quinto posto troviamo Chove, un gioco molto simile a Minecraft, quindi se non avete la possibilità di acquistare Minecraft, beh, potrete scaricare questo gioco perché, diciamo, è molto simile. Ovviamente non è lo stesso perché Minecraft è Minecraft, però l'idea è quella. Al quarto posto troviamo Spellbreak, praticamente Fortnite, ma con la magia, quindi niente armi, solo incantesimi. Al terzo posto troviamo i nostri amatissimi fagiolini Fall Guys, ragazzi, anche per questo gioco non servono presentazioni. Al secondo posto troviamo Pokémon Unite, l'unico gioco Pokémon gratuito. In questo gioco faremo squadra con 5 persone e dovremo affrontare altri 5 avversari. Si può giocare anche su smartphone. Anche per Pokémon Unite troverete diversi video sul canale per approfondire, diciamo, alcune cose, alcune meccaniche del gioco, se magari non sapete bene come giocare. E infine arriviamo al primo posto, il re indiscusso, il gioco più scaricato del mondo, anche su Nintendo Switch. Sto parlando di Fortnite, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. So che questo gioco può piacere oppure no, ma intanto è il titolo più giocato del mondo. E questi, ragazzi, sono i 10 migliori giochi che potrete scaricare gratuitamente sulla vostra Nintendo Switch o Switch Lite. E ovviamente potrete giocarci senza abbonamento a Nintendo Switch Online. Fatemi sapere sotto nei commenti se c'è qualche titolo che vi interessa. Ovviamente continuate a guardare tutta la lista di giochi gratis, perché ci sono tantissime applicazioni, tantissimi giochi che non vi ho mostrato, che magari possono fare al caso vostro. Addirittura ci sono delle applicazioni dove si può disegnare, quindi date un'occhiata. Fatemi sapere sotto nei commenti quale di questi giochi vi ha incuriosito di più. Io vi chiedo un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!